Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Signore e signori, buonasera, buongiorno. Dipende dal fuso orario in cui vi trovate e dall'ora in cui ascoltate questa piacevole conversazione. Beh, questa sera mi dà una mano il mio amico Vannuccio Zannella. Eccolo qua. Ciao. Ciao a tutti. Ma questa sera abbiamo uno che è stato per me un mito. È tuttora per me un mito, ovviamente, ma è stato nell'adolescenza per me un mito. Una delle sue canzoni è stata una colonna sonora di una mia storia d'amore. Queste sono le cose che lo faranno piangere, probabilmente. E la canzone si intitola Nina e lui è il grande Mario Castelnuovo. Ciao Mario, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Hai sentito cosa ho sentito? È molto responsabilizzante. In realtà, detto con molta, molta umiltà, questa cosa mi è successa altre volte e devo dire soprattutto con Nina, probabilmente perché la semplicità, oltre che la veridicità della storia, ha coinvolto molte persone che forse da qualche parte, in qualche modo, hanno vissuto più o meno le stesse emozioni. Di te mi avevi parlato, di te e di altri cantautori, di un certo modo di scrivere canzoni. Mi aveva riparlato Ernesto Bassignano. Il vecchio Bassinger. Bassinger. Lui appartiene a una generazione gloriosa di coloro che negli anni 60 hanno fatto un po' da frangiflutti, no? Quindi alcuni sono riusciti, altri no, ma sicuramente al loro movimento dobbiamo dire grazie, perché un po' come succede per il genere femminile, tutte le ragazze di oggi dovrebbero dire grazie a tutte quelle tigri che negli anni 60 hanno lottato e combattuto per il femminismo. Certamente, certamente. Senti, facciamo un gioco in cui voglio coinvolgere tutte e due. Facciamo finta di viaggiare su di un treno, essere in uno di quei viaggi che magari c'erano una volta, che solcavano l'Europa, no? Ti viene voglia di scrivere una canzone, invece a te, Vannuccio, di produrre una canzone o di contattare Mario per dirgli prova a scrivere così. Cosa Beh, viene vabbè, prima sentiamo Mario cosa scriverebbe, così io dopo saprei come produrla. Guarda, sicuramente il treno per un analogico come me è un posto dove possono nutrirsi varie idee, questo è chiaro. Fra l'altro, pensa che io ho un ricordo davvero affascinante dell'Oriente Express, perché io sono stato uno degli ultimi che ha avuto il privilegio di fare questo viaggio meraviglioso in questo treno altrettanto meraviglioso e mitico. Guarda, però dopo una notte di treno a me venne di scrivere e incisi una canzone che si chiama L'ultimo treno per Roma. In realtà la storia non è troppo, la storia che c'è prima non è troppo edificante, per cui non la dirò, ma c'era stato un motivo professionale per andare a Bologna in questo caso. E poi diciamo che, non avendo trovato un ambiente dalle persone che mi avevano chiamato, non avendo trovato un ambiente sereno
non voglio pensare altro. Un ambiente sereno, io pensai bene di prendere l'ultimo treno per Roma, ecco, e ci scrissi una canzone. Per cui Vannuccio, lo sa e se vuole può riprodurla, ecco. Ecco, guarda, io mi darebbero due tipi di idee, perché ovviamente quando vai a fare la produzione di una canzone, e Mario me lo insegna, devi innanzitutto entrare nella canzone, devi entrare nello spirito di chi l'ha scritta, altrimenti non le darai mai l'atmosfera adatta per essere in qualche maniera trasmessa. Per cui io direi, guarda, faccio due citazioni, una è di Mario stesso, che l'ha messa su una delle sue canzoni che io considero più belle, che è 160 km da Roma, no? Dove scrive: se passa un treno, acchiappalo. Quindi c'era già questa idea su Sette figli di Canapa, no? Un'altra che mi viene è quel meraviglioso brano che scrisse invece Steve Winwood su Ark of a Diver, cioè Night Train, cioè un brano Certo. meraviglioso, secondo me. Certo. Questa vicenda che racconta Mario potrebbe andare bene su un'atmosfera abbastanza fumosa, nel senso che vai via da qualche parte. Lui parla della tristezza con cui si attraversano i confini europei in qualche modo, per sfuggire a una malinconia sua. Ecco, forse metteremo un attimino più di rabbia, visto la delusione di quello che è successo, però metterei una cosa molto, molto, come posso dire, molto atmosferica e un po' noir, ecco, un po' noir, quello sì. In ogni caso, come dicevo, il treno evoca molte suggestioni, quindi si presta, e poi del resto è stato scritto, è stato musicato, è l'ambientazione di molti film, per cui è un luogo, non so nemmeno come dire, è una stanzialità in viaggio, no? E quindi da questo punto di vista è anche un ossimoro il treno, perché si fa salotto viaggiando, e però è un ossimoro affascinante. Soprattutto il treno di, se mi permetti, che riesce ad arrivare alla mia generazione dopo non tanto. Io sono un vecchio interrailer, ho passato. Vecchio è un aggettivo No, che ma vecchio di militanza, vecchio di militanza. Considera quasi una specie di militanza ideologica in un partito. Girare l'Europa adesso non si fa più tanto così. Mi viene da dire ai miei tempi si dormiva per terra nelle stazioni. sì, è vero, è vero. Beh, c'era proprio l'on the road. Insomma, voglio dire, qualcosa è cambiato. Io, peraltro, sono ritornato proprio giorni fa da due concerti che ho fatto in Francia, e ogni volta che si ha la possibilità di andare fuori, soprattutto in certi paesi come la Francia, appunto, si ritorna in Italia, felici del fatto che torniamo sicuramente nel paese più bello del mondo. Ma si ritorna anche vagamente incavolati, perché questo grande e numeroso bello che abbiamo in Italia, noi non riusciamo a tutelarlo, non riusciamo a diventarne i custodi, e mentre invece dalle altre parti quelle cose poche rispetto alle nostre che hanno, le sanno amministrare e le sanno far diventare delle cose eccezionali. E questo è un po' il rincrescimento che mi viene ogni volta che vado fuori dall'Italia. Ma insomma, speriamo davvero che le nuove generazioni capiscano quello che sto dicendo, che poi è quello che dicono i più grandi padri della storia. Noi viviamo il privilegio di essere stati eredi del paese più importante del mondo proprio a livello storico. Cioè le nostre, io ci pensavo mentre passavamo per la campagna francese, bellissima, però pensavo nel frattempo alla nostra di campagna, e cioè noi dobbiamo dire grazie anche alle nostre beghe storiche del passato. Cioè noi siamo stati così litigiosi,
fra di noi, che ognuno di noi ne faceva quasi un fatto condominiale, ognuno di noi arricchiva la sua casa di una sua torre d'avvistamento, di un suo castello contro il nemico che era a 200 metri. Sì, sì. Questo è stato paradossale, però è la nostra storia che abbiamo ereditato, ma abbiamo ereditato, oltre che questi racconti, abbiamo ereditato degli edifici straordinari nel vero senso del termine, quindi cerchiamo di farli nostri nel vero senso del termine. Ecco. Sì, poi pensa anche a, come posso dire, l'interesse che c'era a mostrare, a mettere in pratica il famoso detto l'erba del vicino, no? Perché adesso pensa, adesso avrai avuto modo, penso anche Luca avrà avuto modo, no? Pensa uno straniero che entrava nel bacino di San Marco a Venezia, no? E vedeva questa magnificenza di cose, cioè a quel punto sicuramente gli avrebbe venduto qualsiasi tipo di merce, bastava che chiedessero, no? Per cui è evidente che anche questo aspetto era estremamente importante, e guarda che tesori ci siamo sicuramente che abbiamo sicuramente ereditato. Abbiamo ereditato tutto questo e che spesso nemmeno conosciamo, che conosciamo poco, mentre invece dovrebbe, visto che è il nostro di patrimonio, dovrebbe essere nostra cura saperne molto di più. Insomma, mi auguro che questo succeda, non voglio fare il palloso rispetto a queste cose. No, non si può. È onesto, non è palloso, è onesto. Fanno parte della nostra vita, della nostra esistenza, come per esempio la nostra lingua. La nostra lingua è una lingua davvero straordinaria. Tu puoi imparare tutte le lingue del mondo, ma i sinonimi, per esempio, che ha la nostra lingua, non ce le ha nessun'altra lingua. Il carezzevole modo con cui ti accompagna in certe situazioni, o fosche o allegre, è davvero un modo unico di praticare una lingua. Quindi viva tutti i dialetti, patrimonio anch'essi di quello che dicevamo prima, ma intanto conosciamo anche l'italiano, perché anche lui è una lingua bellissima e davvero fuori dallo stile. Mario, sì, prego, pronuncio. No, volevo anche qua fare un piccolo cameo, no? Perché Mario, uno dei tuoi più grandi amici, che è stato Gaio Chiocchio, scrisse esattamente la nostra lingua italiana. Per cui voglio dire, in questo senso vi trovate perfettamente. Beh, guarda, senza mezzi termini posso dirti che Gaio era il mio migliore amico, e senza ombra di dubbio, né tantomeno di retorica, ti dico che in quegli anni ci vedevamo tutti i giorni. Per anni ci siamo visti tutti i giorni e tutte le sere e tutte le notti. E delle notti brave, insomma. Però Gaio è stato davvero uno di quei poeti che riesci a riconoscere soltanto dopo, e ancora non è stato riconosciuto per quello che era, perché Gaio bisognava viverlo per capire bene quello che scriveva. Io ho cercato di fermarlo in due canzoni, ma so di non esserci riuscito, nel senso che rimangono per me due momenti emotivamente importanti. Ma Gaio è una di quelle persone che il giorno dopo ti stupiva con un'ulteriore trovata, e quindi la vita che con lui e con altri amici in quel tempo abbiamo vissuto insieme era una vita... Sì, era una vita che poi cercavamo di affrescare subito nelle canzoni, cercavamo di mettere quello che facevamo. Per esempio, mi ricordo anche quando cominciammo a scrivere le prime canzoni per Paola Turci. Sì. E
e ci divertivamo a pensare ognuno alla propria vita, e poi facevamo una miscela delle sue situazioni e delle mie, e uscivano fuori delle cose visionarie che magari dovevamo prima spiegare bene a Paola, perché povera, altrimenti sembravano parole messe in bocca così tanto per stupire. Invece no, c'era una logica, era la logica degli illogici che eravamo noi in quell'epoca. Bello, momenti meravigliosi. Insomma, beh, su Stella di Sugo ci sei riuscito benissimo. L'idea. Devo dire che sì, anche dopo, acchiappa bicchieri. Sì, perché in fondo, voglio dire, quando se n'è andato, tutti noi amici credevamo che, insomma, da una parte avesse avuto anche lui l'opportunità di vivere una bella fetta di vita. Oggi che ho 67 anni e che penso che quando se n'è andato Gaio ne aveva e ne avevamo 42, a volte ci siamo sentiti un po' in colpa, perché, come spiego proprio nella canzone Acchiappa Bicchieri, in fondo in quell'epoca, insomma, esageravamo tutti un pochino anche con l'alcol la sera nelle cene, e la cosa buffa che mi fa sorridere malinconicamente è che lui ci guardava e diceva: non è giusto che però a voi non faccia nulla. Proprio e a me sì. Diceva: voi bevete esattamente come me. Magari non era proprio vero, però glielo lasciavamo pensare, e al di là di questa sua fragilità, lui veramente, con lui tutti noi abbiamo imparato qualcosa. Abbiamo imparato a riconoscere le osterie vere da quelle false. Beh, ma abbiamo imparato grande cosa. Sì, assolutamente. Credo che è una cosa marginale, perché oggi l'epoca delle falsificazioni, si falsificano i dischi, si falsifica tutto, e si falsificano pure le finte osterie, oggi ci sono. Quindi da lui abbiamo imparato questa forma di accademia, ma da lui abbiamo imparato anche una forma poetica, se vuoi anche disperata, ma estremamente poetica, di stare al mondo. Posso dire due cose. La prima, questa, ritornare su questo concetto delle osterie, abbinato al discorso sulla lingua che avevi fatto. Non la lingua, i dialetti sono molto di pancia o di cuore. E le osterie, quelle vere, per esempio, io c'era una vecchia osteria a 50 metri da dove abito io a Genova, e ora stanno rifacendo la facciata del palazzo, ed era l'osteria dove andava a comprare le vivande caproni. Non mai detto uno piccolo, Non t'ho detto uno piccolo, no. E l'altra faccenda che ti volevo domandare, io ti propongo Una notte brava, ma te la propongo con un libro. Quale sceglieresti? E tu, Vannuccio? Beh, guarda, all'impronta ti dico Don Chisciotte. Proprio così. Perché da sempre io invito a leggerlo anche dopo molti anni, come è successo a me, perché è davvero l'impresa di tanti di noi, il tentativo di tanti di noi. In fondo, anche chi arriva dovrebbe essere avvertito del fatto che è comunque Don Chisciotte, perché non c'è nel mondo della creatività un punto di arrivo, cioè non è il cosiddetto, per brevità definito, artista, non è colui che a un certo punto arriva
a fare i 100 metri e per anni non viene mai superato, oppure un atleta che appunto raggiunge uno standard per cui rimarrà primo per decenni. No, l'artista, proprio perché artista, deve rinnovarsi in mondo e intorno a un mondo che si rinnova. Quindi viene sempre superato, risupera, si risupera, viene superato, cioè è un continuo tentativo, che poi è lo stesso che commetteva il nostro Don Chisciotte, no? Tentando di farsi aiutare da quell'altro salame del suo amico Sancho Panza. Insomma, stiamo parlando di un fatto poetico che dura tutto un libro, ma in realtà dura tutta una vita, che poi è la nostra vita. Chi si sente appagato, chi si sente arrivato, è di per sé costituzionalmente un coglione, perché non ha davvero capito l'entità della vita, la bellezza, la crudezza, il fascino, l'allegria, che non ha un tempo. Quando sento certi filosofi che appunto filosofeggiano sul tempo, cioè alla fine tutto si riduce a poco, cioè quando finisce il nostro tempo, è finito il tempo. E quindi non andrei a cercare altri argomenti lontani di cui nulla possiamo sapere. Pensiamo noi a condurre una vita soddisfatta e soddisfacente, non intanto per noi ovviamente, ma poi perché ognuno di noi nel suo piccolo, quello che sa fare, dovrebbe cercare di metterlo al servizio degli altri. È quasi un discorso evangelico, ma se si riuscisse a fare ad avere un approccio evangelico di una cosa laica, sarebbe il massimo. Ecco, io invece vado dalla parte mentre Mario cita l'acqua santa, io vado dalla parte del diavolo. Allora, per me un bel libro notturno potrebbe essere Il maestro e Margherita. Ma questo non tanto perché sia un libro diabolico, ecco, nel suo, anzi molto probabilmente il povero maestro fa anche qualche brutta figura, ma perché è talmente, e qua forse mi collego un attimino con il discorso di Mario, è talmente psichedelico, come dire, che ritorna questa fantasia, come posso dire, questa creatività di cui parlava Mario, che secondo me è essenziale, ma d'altronde per Mario come creatore, per me come in qualche maniera sgrezzatore di diamante, è la base, la creatività è la base di tutto. Per cui voglio dire, in qualche maniera abbiamo bisogno anche di queste notti tormentate e tormentose per poter in qualche maniera fare il passo successivo e raggiungere una meta migliore, come diceva Mario. Ma volevo farvi vedere una cosa, a proposito. Non si vede bene. Non si vede, eccolo qua. Che cos'è? Sul sublime. Ah, beh, insomma, ce ne sono di cose sublimi. Beh, sì. Ma guarda che dovrebbero leggere tutti, ora senza anche qui fare la retorica dell'appello alla lettura, ma per esempio se i calciatori, ebbene sì, se i calciatori leggessero, sarebbero intanto degli uomini migliori, ma anche dei calciatori migliori. Sì. Noi a Roma, della parte romanista, abbiamo un esempio in un giocatore che è stato un grande giocatore anche in nazionale, che è Tommasi, certo. credo veneto, che ha insegnato che anche con la cultura, con la semplicità, con l'umiltà si può diventare grandi calciatori. E però viviamo un'epoca che invece suggerirebbe il contrario, no? Suggerisce Maria De Filippi, suggerisce
i programmi in cui si celebra il nulla e si evoca a volte anche il nulla, perché se uno, e qui faccio veramente un pochino il palloso, ma se uno imparasse anche la storia dell'arte, saprebbe che per esempio il movimento ottocentesco dei romantici, un movimento enorme, bellissimo, struggente, che per certi versi vive ancora, tra i suoi primi regolamenti scriveva che l'arte non si può insegnare. E io sono d'accordo, certo, nel senso che si possono insegnare le tecniche. Io ti posso insegnare la tecnica su come scrivere una canzone, ma se poi tu sei una, sempre detto in maniera francese, se sei una pippa nera dal punto di vista proprio della scrittura, io ti avrò insegnato le cose, ma tu non riuscirai a estrartele. Quindi voglio dire, tutte queste scuole, scuolette che vedo in televisione, naturalmente, non hanno che l'unico scopo dell'audience televisiva. Non c'è uno scopo artistico. E questo lo vediamo, ma lo vediamo in ogni disciplina che affrontiamo. Prima parlavo di calcio. Le nostre nazionali naufragano. Ma perché? Perché non si bada più ai giovani che possono crescere all'interno di un vivaio. Così dicasi per la musica, cioè se noi guardiamo sempre l'estero, se noi scimmiottiamo soltanto quello che succede fuori, senza sapere che siamo stati i re incontrastati della musica di un certo tipo per secoli. La lirica è la cosa che per esempio ci fa riconoscere in ogni parte del mondo. Andiamo a scimmiottare il rap, che in America è già finito, ma a noi ancora è arrivato l'eco di quello che stava succedendo, e la spacciamo come musica. Io sono d'accordo su tutte le discipline, per carità, perché come nello sport, lo sport è uno, ma le discipline sono tante, solo che c'è solo quello. Io ho visto e ascoltato soprattutto qualcosa dell'ultimo Sanremo. Vi sfido a fischiettare al volo una canzone dell'ultimo Sanremo. Ma una sì. Sì? Io non l'ho guardata. Una ci riesco. Una ci riesco. Ah, sì? Beh, allora tanto di cappello. Ah, no, una sì. Nel senso, me... ma ci riesco io. Però sono uno che suona io. A me è sfuggito, però... ma volevo dire soltanto che le canzoni servono a questo, servono a far parte della nostra memoria, no? Che non è soltanto un muscolo, ma è anche un sentimento. Se questa memoria non c'è, ma c'è soltanto per le canzoni di un tempo fa, vuol dire che stiamo sbagliando in qualche messaggio. Tutto qui. Capito? Guarda, io ho avuto modo di sentirlo dopo, non ho guardato lo spettacolo televisivo. Sanremo per dire Sanremo, ma potrei parlare di altre. Benissimo, Mario. L'unica cosa ce n'è una. In qualche maniera ho ascoltato, ma perché, e ve lo dico dopo, è di Giovanni San Giovanni Farfalle. No, un cantautore veniva fuori con la Giovanni Truppi. Sai, l'unica cosa che ho detto sembra Mario Castelnuovo. Per cui a questo punto dovrò ascoltarlo perché voglio capire. Guarda, se da un certo punto di vista ha la tua stessa costruzione musicale. Costruzione musicale, sì. Sono d'accordo. Dico, se devo ascoltare Mario, vado ad ascoltare Mario. Però... Spazio per tutti. Quello che volevo dire è che c'è spazio per tutti. Guarda, mi cito in questo senso, proprio nei concerti che ho fatto in Francia giorni fa, all'auditorium di Bordeaux, a quello di Bordeaux insomma, in contemporanea al concerto mio c'erano altri due concerti, un concerto di hip hop in un altro teatro dell'auditorium
e un concerto di lirica nel terzo teatro dell'Auditorium di Bordeaux. Cioè, la musica dovrebbe essere questo, un ventaglio che tu apri a seconda dei tuoi gusti, mentre invece sembra oggi, se accendi la radio o quantomeno la televisione, sembra che sia diventato soltanto un palcoscenico per cose appunto che francamente... Ora, non voglio dire di pensarla proprio come ha detto Guccini, no? Settimane fa vi ricordate quello che ha detto quando gli hanno domandato di Sanremo? Diciamo che la frase meno censurabile che si può ripetere è: io nella vita ho fatto un altro mestiere. Ora, non è vero nemmeno quello, perché appunto ci sono varie declinazioni, secondo me. Però, insomma, mi sembra che si stia esagerando un pochino nella copia delle osterie e anche nelle copie dei Renati Zeri, le cover vanno troppo di moda, evidentemente. C'è anche una cover dei personaggi. Sono perfettamente d'accordo, anche se ti ripeto, c'è stata una canzone che mi è piaciuta, ma questo non è un mio problema. Almeno dici quale, che almeno ciao della rappresentante di lista. Io sono curioso, andrò sicuramente a sentire. Però è questo, la cosa, ma perché il testo parla di un'ipotetica fine del mondo? Di distopia, e quindi sono argomenti che mi affascinano di base. Senti, ti faccio una domanda. Ti faccio una domanda riguardo la tua attività in senso largo. Tu certamente sei un grande autore di canzoni, sia autore che cantautore. Ma sei anche un autore di romanzi, se non sbaglio. Sì. Qual è l'ansia che ti prende? Un bravo pittore, è anche un bravo pittore. Me lo ricordo. Me lo ricordo, ed è uno dei pochi che sarebbe in grado davvero di far sì che la storia dell'arte, per dire, venisse insegnata in tutte le scuole del regno. Perché... al di là, naturalmente, ovvio, al di là di me, la storia dell'arte deve essere insegnata e appunto, dicendo quello che dicevamo all'inizio dei nostri discorsi, dovrebbe essere insegnata proprio come materia tra le più importanti in tutte le discipline, proprio perché viviamo in un paese che deve il suo successo, ma anche la sua semplice menzione all'aspetto artistico, alla bellezza, fosse anche quella gastronomica, ma è sempre bellezza. Appunto. Senti, che diversità di ansia c'è nella scrittura di un romanzo e nella scrittura di una canzone? Credo che ci sia un po' la differenza che passa fra il diesel e la benzina, perché una canzone, anche se puoi ritornarci sopra, ma è sempre bene, secondo me, non ritornarci molte volte sopra, perché se ci ritorni troppe volte sopra significa che ha preso un abbrivio che non è più così immediato. E quindi, sai, una canzone è quella cosa che in 3 minuti deve riuscirti a fare la tac e devi tentare di comunicare così com'è. Sul libro ci puoi ritornare, sul libro puoi passeggiare, andare in giro, soprattutto in quest'epoca in cui abbiamo portato la mascherina, da questo punto di vista era comodo perché potevi parlare da solo in mezzo alla strada senza essere preso per pazzo, e quindi il libro ti dà questa possibilità più lunga, no? Più estensiva di apparecchiare il tuo pensiero.
Però dal punto di vista della gioia di voler descrivere qualcosa è esattamente la stessa intensità distribuita fra lo strappo della benzina, trattino canzone, e la lunghezza di un diesel che piano piano alimenta il motore e poi va tranquillamente. Bene, bene, benissimo. E poi devo dire, a Mario riesce molto bene, perché penso di aver trovato veramente pochi autori in Italia che riescano ad avere una capacità di sintesi come Mario. E se mi permettete, anche qua riprendo, faccio un esempio, no? Che riprende la canzone di che abbiamo citato prima, Mario, quindi 160 chilometri da Roma, no? Dove a un certo punto a tutti noi sarà capitato di organizzare in qualche modo delle feste di paese. E cosa ci è capitato? Che c'era chi organizzava e chi lavorava la manovalanza, no? Mario è stato meraviglioso nel sintetizzare questo. Mi veniva in mente l'altro giorno, mi sono fatto anche due risate, no? Dove lui dice: paese delle feste a fine maggio, tre furbi all'ingranaggio e 100 tonti a lavorare. per cui ecco, in tre frasi ti ha spiegato come funziona la festa di paese. Scusate se è poco, Devo dirti che queste tre frasi, fra l'altro, mi sono costate un po' di beghe con i miei amici del paese a cui mi riferivo, che è il paese in Toscana dove è nata mia mamma. Sì. E quindi, sai, in Toscana sono piuttosto umani. Sì. Però poi ci siamo fatti delle ricche risate, perché in effetti è così, ma è così in tutti i paesi. Cioè, c'è sempre chi dà in prestito la propria generosità e magari c'è sempre qualcuno che si approfitta di questa generosità. Ora non voglio... a pensar male... Diceva Andreotti, si fa peccato, ma qualche volta qui si azzecca. Bene, bene. Io ho ancora un paio di domande, perché poi è stata talmente bella la conversazione, quando uno parte con un'idea e poi prende un altro, diventa un altro fiume, no? Il conversare, quindi è bello così. Senti, che futuro ha la musica d'autore in Italia? Io credo che ce l'avrà sempre, sempre, perché proprio per la ragione per cui dicevamo prima quelle cose, e cioè ognuno di noi, al di là delle nostre età, ma anche mia figlia, che fra qualche giorno compie 14 anni, quindi dai ragazzini alle persone più adulte, se devono pensare a un momento o a un periodo della loro vita nella maniera più concreta, pensano a una canzone. Spesso soltanto sentire le prime note di una canzone ti riporta immediatamente a un fatto lontano. E questa cosa qua, di solito, te la danno le grandi canzoni, di solito te le danno anche quelle assolutamente allegre. Io, per esempio, per ricordare, l'ho detto più di una volta, per ricordare la mia infanzia, basta che senta Ciao Ciao di Petula Clark, che era un pezzo peraltro bellissimo, eccetera, scritto da un grande autore, Bacara. Quindi, però ecco, per dire, circolava quando ero ragazzino, quindi non è che parlo soltanto di musica d'autore nel modo più serioso. Dico che c'è bisogno di belle canzoni, e le belle canzoni, insomma, come percentuale, sinceramente, me le ricordo di più nella musica d'autore piuttosto che in altri tipi di canzoni. Per cui credo, di questo sono fermamente convinto, avremo sempre bisogno di chi fa un po' quello che facevano
fino a 100 anni fa i canarini nelle miniere per controllare le fughe di Grisù, no? Ecco, i cantautori intesi in un certo senso sono proprio questi, sono i controllori di eventuali fughe di Grisù. E quindi no, 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 spesso sono addirittura i curatori fallimentari dei sentimenti delle persone, no? Perché spesso affidiamo ad una canzone un nostro stato d'animo e è una bellissima ma grandissima responsabilità. Però penso che ci sarà sempre, così come ci sarà sempre un film che vuole dire la verità o almeno quella tua verità intima, così come penso che ci sarà sempre una commedia, una tragedia, un quadro che possa spiegarti, un libro che possa spiegarti davvero chi è il mondo e chi sei tu all'interno di questo mondo. Chiuderei con una domanda particolare. Fra i tuoi progetti futuri c'è uno spazio per la poesia? Guarda, proprio una mia amica che ha curato tutti gli ultimi libri di Bukowski, che ha tradotto tutti gli ultimi libri di Bukowski in Italia, mi ha suggerito, per quanto riguarda il prossimo libro che sto tentando di cominciare a scrivere, mi ha proprio suggerito di fare il metodo, di usare il metodo Bukowski. Pare che Bukowski, prima di scrivere un libro, scrivesse una poesia e poi dallo sviluppo di questa poesia partorisse appunto il libro vero e proprio. Mi piace scrivere poesie, mi piace leggerle, ma sono molto legato alla forma canzone, che è una poesia in maschera, che è una poesia che ha bisogno e voglia di esistere con la musica, che è l'incontro fatale di una storia d'amore che, se è vera, diventa la storia d'amore di tutti, cioè quella delle parole con la musica. Se è vera, diventa di tutti. Così come un'opera d'arte, anche se tu la se è vera e se la vedi tutti i giorni, è sempre nuova. È come una persona che tu ami realmente, non solo in un settore. Se la ami integralmente, ogni giorno si rinnova ai tuoi occhi. E quindi credo che sia esattamente la stessa cosa anche per quanto riguarda la canzone, ecco. Non mi ricordo più però la domanda dove era, ma No, se ti fra i... Ma va bene, va bene. sull'abbrivio, eccetera. Io Se fra i tuoi progetti c'è spazio per la poesia, l'hai detto. penso forse sì, sicuramente fra i miei progetti c'è spazio per un altro libro e per un altro disco che, come Vannuccio sa, fa molta fatica. Oggi i dischi fanno molta fatica a essere venduti perché, cioè, abbiamo ridotto dal 33 giri al CD, dal CD sempre più piccolo. Adesso, anche se tu compri un'automobile, non hai nemmeno più il lettore CD, devi tutto farlo con una pennetta, eccetera. Sai, dispiace, tutto questo lavoro era un lavoro bellissimo fatto con i musicisti, con gli arrangiatori, ma fatto anche con coloro che si. Così, che si intendevano La grafica è sempre stata un complemento. con i fotografi, con i discografici, era un lavoro di equipe e ridurre tutto a una pennetta è un pochino banale. Mi auguro che ci sia ritorno proprio del fatto fisico, però in ogni caso il disco è una testimonianza, è una carta d'identità per chi fa il mio mestiere, quindi al di là delle vendite, sicuramente, non so quando, visto che ho dei pezzi nuovi, molti pezzi nuovi, sicuramente
vorrò fare un disco nuovo e anche, come ti dicevo, un libro nuovo a cui sto pensando, ho già pensato e dovrei cercare di scrivere, se sono bravo in questo periodo. E poi, perché no, anche scrivere per altri, scrivere canzoni per altri. L'ho fatto molto, ma è sempre una cosa che mi piace, perché è sempre un vedere se stessi, un vedere i propri abiti sul corpo di un'altra persona. E è bello cercare di capire a distanza quante sciocchezze o quante cose utili si sono eventualmente scritte. Ma volevo continuare un po' il discorso di Mario, cioè quello che ha scritto per altri è sempre stato scritto assolutamente in maniera proprio da pittore, quindi hai sempre dipinto sulle persone, sicuramente una tua prospettiva, Mario, ma come posso dire, adeguata, ecco, erano mirate molto bene, quello che è stato scritto per Paola Turci, quello che avete scritto per la Formula 3, quello che avete scritto. Cioè, ecco, vedi per esempio La casa dell'imperatore, che hai scritto per la Formula 3, come posso dire, è così diverso da quello che avevi scritto per Paola Turci, però era esattamente fatto perfettamente per loro, per un gruppo rock in qualche modo, no? È per quello che ti dico che vorrei riprendere anche quel discorso lì di autore, proprio perché credo che uno che scrive sia davvero un sarto, e penso che sia bellissimo adattare i propri linguaggi in base, appunto, come un sarto adatta i suoi vestiti in base al corpo di chi si trova di fronte. E anche all'estetica, alle caratteristiche di chi ha di fronte. Da questo punto di vista mi piace, è come iniziare un quadro di cui all'inizio proprio non si sa nulla e tentare con questa persona, con questo interprete, di stabilire un contatto che non sia soltanto un contatto canoro, ma che sia soprattutto qualcosa di molto più profondo. Bene. Beh, ragazzi, grazie della bella chiacchierata. Grazie a Mario Castelnuovo. Grazie a Mario Castelnuovo. Mi auguro di vederci presto. Mi auguro che quello che ho fatto fin qui in giro si possa riproporre anche dalle vostre parti, perché mi farà sicuramente piacere. Dirò sì. Grazie Vannuccio, grazie Mario, e ti faccio una promessa: ti arriveranno dei libri particolari. Ah, beh, guarda, di questo sono molto ghiotto e ti ringrazio davvero molto. Libri e vino credo che sia il regalo migliore. Io a ogni compleanno ho sempre detto con i libri. E con il vino non si sbaglia quasi mai. Ecco. Mi sembra un'ottima idea. Perché, come diceva il Goethe, la vita è così breve che almeno i vini devono essere buoni. Certo. Bene. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buona serata, grazie. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.